Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Bronchidox. A cosa serve? Bronchidox ha un medicinale veterinario a base del principio attivo doxiciclina più bromexina, appartenente alla categoria degli apparato respiratorio e nello specifico tetracicline. È commercializzato in Italia dall'azienda Chemipharma SPA. Bronchidox può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria DLGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chemipharma SPA. Concessionario: Chemipharma SPA. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria DLGS 218-2023. Principio attivo: doxiciclina più bromexina. Gruppo terapeutico: apparato respiratorio. Forma farmaceutica: polvere per soluzione. Confezioni: Bronchidox 400+40 mg/g, polvere per soluzione orale 1 kg. Bronchidox 400+40 mg/g, polvere per soluzione orale 5 kg. Bronchidox 400+40 mg/g, polvere per soluzione orale 50 g. Principio attivo: ogni g contiene doxiciclina, sotto forma di doxiciclina iclato, 400 mg, bromexina, sotto forma di bromexina cloridrato, 40 mg. Indicazioni: terapia delle malattie respiratorie quali polmoniti, broncopolmoniti, complicanze batteriche delle virosi respiratorie, acute e croniche, anche associate a secrezioni catarrali mucopurulente, sostenute da microorganismi sensibili alla doxiciclina. Posologia: la posologia di 25 mg di medicinale barra chilogrammi PV pari a 10 mg di doxiciclina più 1 mg di bromexina barra chilogrammi PV, in funzione dell'età, del peso e del consumo di mangime degli animali, per 3-5 giorni. Il prodotto va somministrato per via orale sciolto in acqua di bevanda o latte in polvere ricostituito, avendo cura di non superare la posologia in mg barra chilogrammi di PV giornaliera autorizzata in base alla seguente formula: mg di prodotto per chilogrammi PV x peso corporeo medio degli animali da trattare, chilogrammi, x numero degli animali da trattare. Consumo totale di acqua barra alimento liquido registrato il giorno precedente uguale a mg di prodotto per litro di acqua barra alimento liquido. Determinare il peso degli animali da trattare quanto più accuratamente possibile al fine di assicurare il corretto dosaggio. Avvertenze: l'utilizzo ripetuto e protratto va evitato, migliorando le prassi di gestione mediante pulizia e disinfezione. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: utilizzare solo dopo aver accertato la sensibilità dei germi al principio attivo. Si raccomanda di eseguire un antibiogramma prima dell'inizio del trattamento. Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti alla doxiciclina e può incidere negativamente sulla sua efficacia. Tempi di sospensione: carne e visceri, 10 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.